Allora, grazie. Mi dispiace signor Sindaco, ma non mi trovo d'accordo, soprattutto nei fatti di come sono andate le cose per la vostra scelta che avete fatto di abbassare l'aliquota dal 4 al 3,8 per mille. Allora, le ricordo che relativamente a quanto appunto in discussione, solo un mese fa questo Consiglio Comunale ha approvato una delibera che testualmente indicava, che non è stata neanche ricordata neanche dall'assessore oggi, un accantonamento di €210.000 per l'abbattimento degli oneri IMO gravanti sulle categorie di contribuenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione. Quella che è pubblicata nel sito. Comunque, io è quella nella commissione. Questa io l'ho scaricata due giorni fa dal sito della Comune. È questa quella che c'è nel sito del Comune, anche perché viene anche richiamata nella prossima delibera e anche lì si dice che si va a modificare questa. Sì, e dopo la trovo perché nella delibera prossima, in uno degli ultimi punti, si dice che si va a modificare questa proprio nella ventilazione. E quindi non è stata modificata, mi dispiace. No? Se con questa delibera, con la prossima delibera che noi andiamo ad esaminare, voi dite verso la fine che viene modificata la motivazione e quindi non è stata mandata. Comunque è quella del sito del comune. Non interrompete la consigliera, per cortesia. Comunque, e dopo trovo anche l'altra frase che aggancia questa che noi andiamo a modificare adesso, ma dopo la trovo. Era un'impostazione coerente con l'analisi che la crisi ha prodotto nuove situazioni di disagio sociale, in particolare per chi ha perso il lavoro. E ne ha acuite altre, tanto che per molte famiglie pensionate è sempre più difficile arrivare a fine mese. Quindi l'amministrazione comunale aveva, secondo noi, trovato e individuato la strada giusta di accantonare un fondo, anche se non molto grande, però di €210.000, da utilizzare per ridurre gli effetti negativi determinati dall'applicazione delle nuove imposte sulle fasce più deboli. Potevano essere destinate quindi risorse a favore delle fasce disagiate, alzando la detrazione di base fino ad azzerare l'IMU per le famiglie con i redditi ISEE più bassi o definendo dei criteri di graduazione sempre in base all'ISEE. Quello che ora ci viene proposto modifica quella impostazione, introducendo il criterio di una riduzione generalizzata, come ha detto lei sindaco prima, dal 4 al 3,8 per mille dell'IMU sulla prima casa. Di per sé questo non è un fatto negativo, ma la proposta oggi in discussione è quella di destinare a questo scopo proprio quella somma che è inizialmente finalizzata a sostegno delle fasce disagiate. In altri termini, viene persa la qualificante attenzione alle fasce più deboli, che noi riteniamo sia coerente con i valori di solidarietà e equità sociale che dovrebbero caratterizzare una buona amministrazione. Questa amministrazione invece attualmente scelto la riduzione appunto generalizzata dell'aliquota su tutte le case di abitazione principale, lasciatemelo dire, di un irrisorio 0,02%. Questo 0,02% infatti si traduce in una riduzione talmente minima che influirà ben poco sui cittadini, per la maggior parte meno di 30 euro. Ma non dimentichiamoci che l'applicazione dell'IMU comporta paradossalmente maggiori svantaggi per chi ha redditi minori. L'applicazione dell'imposta fissa e non progressiva, secondo fasce di reddito, risulta infatti iniqua
perché crea minori svantaggi a chi ha scaglioni e infrastrutture di base. Ma allora io mi chiedo, visto che avevate fatto la scelta giusta secondo me, o secondo noi, cosa ha fatto cambiare idea la maggioranza in questi 30 giorni? E mi stupisco che la risposta l'abbia data lei, sindaco, perché io mi ero stupita di leggerla nei giornali. Cioè, non può essere, secondo me, che sia l'incapacità amministrativa di individuare i soggetti e le famiglie in condizioni di bisogno. Questo l'ha detto lei, è stato scritto sul giornale. Oppure, perché si ritiene che per il sociale può bastare quello che si sta facendo, come appunto si è letto sui giornali e lei l'ha ripetuto già adesso. Abbiamo messo dei soldi sul sociale, eccetera, eccetera. E quindi decidiamo di dare, di fare questo passamento per tutto questo. Comunque sia, per appoggiare il modo concreto i cittadini in difficoltà, presentiamo un emendamento che esenti di fatto dal limite di vacanza di abitazione delle famiglie con reddito ISEE fino a 12.000 euro e una riduzione progressiva per quelle con reddito ISEE tra i 12 e 20.000 euro. Grazie. Grazie Presidente.